Conferenza stampa di presentazione di Nicola Kristovic. Interviene adesso il responsabile dell'area tecnica Pantaleo Corvino. Prego, direttore. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti i nostri tifosi e sportivi in ascolto. Siamo oggi a presentarvi Kristovic, ma soprattutto a presentarvi un attaccante. Io sapete benissimo che quando si parla di attaccanti ho il focus puntato addosso, un po' perché in effetti l'importanza di un attaccante è veramente importante per ogni squadra, ma anche perché il focus, perché io a volte incautamente sento sempre di dire quello che penso, e quindi ho sempre addosso la responsabilità di dover sentire il peso di sbagliarlo il meno possibile, alla luce di considerazioni che ho fatto quando parlo di attaccanti per una squadra. Non voglio stare a ripetere quello che io penso che deve essere un attaccante per ogni squadra, perché lo sapete già. Avrei potuto dire non quello che ho detto, che tutti sapete, ma avrei potuto dire qualcosa di diverso se non fossi uno che mi piace prendere sempre delle responsabilità. Qualcun altro avrebbe potuto dire, quando parla di un attaccante è come Gesù Cristo dell'umanna. Io invece dico, quello che tutti voi sapete. Quindi, alla luce però di quello che è successo, non partendo da 20 anni a questa parte, parlando di attaccanti con i vari calciatori che ormai sono entrati nella storia di questo club, i Lucarelli, i Cevanto, Mucini, Cibocino, parlando sempre di attaccanti, non voglio fare riferimento a quelli, ma quello che è successo negli ultimi 3 anni, che hanno composto un ciclo che ci ha visti promossi in Serie A e salvi. Quello che è arrivato come quelli che sono arrivati come attaccanti in 3 anni sono le prime punte che sono arrivate qui, proprio cercando di rimanere in tema, che voi ben sapete. Gli attaccanti che sono arrivati qui intesi come prime punte in 3 anni hanno portato in dote più di 50 gol. Le prime punte che ho portato, che abbiamo portato, che sono arrivate qui, hanno portato più di 50 gol, tra i 40 e passa di quota e gli 11 che hanno portato la stagione scorsa le nostre prime punte. Non sono poche per un club che deve fare i conti con la propria sostenibilità. Quando si parla di attaccanti la sostenibilità conta poco, perché già vedete che chi spende 20 milioni per una prima punta, poi alla fine o 12 milioni o 15 milioni, si vede in dote 3 gol o 2 gol. Non è facile per un responsabile, per un direttore. Noi ci prendiamo le nostre responsabilità, pur avendo dovuto fare i conti con la sostenibilità, e quindi gli attaccanti che in 3 anni hanno coinciso con il primo ciclo che ha prodotto quello che ha prodotto, ha portato in dote più di 50 gol. Lo stesso sforzo lo abbiamo fatto anche con la primavera, portando in dote una squadra che è arrivata allo scudetto con un capocannoniere con 22 gol che è Burnete, che oggi è in prima squadra, un 2004. Quindi, come vedete, gli sforzi a cercare, non quelli
economici, ma soprattutto quelli di coincidere quelli economici, ma soprattutto con la potenzialità o la qualità di chi portiamo come attaccante. Noi stiamo iniziando un altro ciclo ed entro nel merito, l'abbiamo detto quando siamo venuti nell'ultima conferenza a parlare e a dire che è finito un ciclo, abbiamo fatto questo, stiamo iniziando un altro ciclo, ci sforzeremo a fare questo. Noi stiamo partendo per un altro ciclo, sia con la prima squadra sia con la primavera, e oggi ci troviamo a presentare l'attaccante del nuovo ciclo, che è Carol e Nicola Cristovic. Un attaccante che, devo essere sincero, ve lo può testimoniare anche Nicola nelle domande che farete, non è un parto concepito agli ultimi momenti, è stato una gestazione lunga, perché individuare una potenzialità che può andare bene alla sostenibilità del Lecce e andare bene come potenzialità che possa garantire quello che potrebbe servire a Lecce, non è detto che poi sempre coincidono queste cose, ma noi ci sforziamo. Non è stato facile, l'avevamo individuato con una caratteristica che non era anche facile da poter poi tenere in piedi, sapendo che dovevamo liberare un posto di extracomunitario per poter prendere lui. Nicola ci ha sostenuto anche in questo, abbiamo fatto delle call, ci siamo sentiti, gli abbiamo fatto sentire dove veniva a stare, a conquistare, quello che eravamo, quello che potevamo fare. Tutto è un esercizio per poter arrivare fino in fondo, una volta risolto la nostra possibilità di prenderlo, di riuscire poi, come abbiamo fatto, a portarlo qui. Oggi io ve lo presento, ve lo lascio per le domande di circostanza, non sto qui a glielo chiedere da lui, la sua storia è una storia facile da raccontare, pur essendo un giovane, un 2000, stiamo parlando di un 2000, per un attaccante essere di 23 anni non è scontato arrivare e dire io posso fare bene, è difficile soprattutto in un campionato come quello italiano dove le difese italiane sono quelle che sono, ma noi come al solito con molto coraggio facciamo queste scelte perché coincidono anche con il piacere dall'altra parte, con la voglia dall'altra parte di non deluderci, e quindi vi presento Nicola come un nazionale del Montenegro. Devo essere sincero, il Montenegro mi ha portato, quando ho scelto gli attaccanti, mi ha portato sempre bene, perché i suoi due predecessori che ho scelto, uno a Lecce, Vucinic, l'altro a Firenze, Jovetic, anche mi ha portato bene. Si dice che non c'è due senza tre, ho anche tenuto conto di questo ed eccolo a voi per le domande di circostanza. Grazie direttore, adesso le domande per Nicola Cristovic, ci avremo della traduzione del nostro segretario sportivo Rosario Imparato. C'è la prima domanda di Filippo Verri, viene da Lecce, vi chiediamo di fare una domanda alla volta. Buongiorno e benvenuto, abbiamo subito capito che sei un numero 9 a tutti gli effetti, sia perché hai scelto la maglia numero 9 sia perché hai quel tipo di caratteristiche, l'abbiamo visto subito a Firenze. Qual è il tuo idolo, quindi qual è il tuo numero 9 famoso a livello mondiale, quale ti ispiri che può avere le tue stesse caratteristiche? I'm very happy for come to family Lecce and
Maido with Mirko Vucinic or Zlatan Ibrahimovic. Sono felice di essere venuto nella famiglia del Lecce come idoli o Vucinic e Ibrahimovic. Per quanto riguarda il numero, ho chiesto subito se il nome era libero e dato appunto che lo era, l'ho preso subito. Pier Andrea Casto, Salento Live 24. Ciao Nicola, ben arrivato a Lecce. La tua esplosione l'anno scorso è coincisa poi anche con le convocazioni in nazionale del Montenegro. Cosa è scattato in te ti ha portato comunque ad essere così prolifico in zona gol dall'anno scorso, cosa che non era magari avvenuta con la Stella Rossa di Belgrado in precedenza? Is the same situation, and rest are no give me more chance for play. And okay, I'm very young and I want to play. And I go to Slovakia and work and score a lot of goals. And last season is for me is come new coach and people who work to club. Give me maximum for me, and I give back and I start every game to give maximal power and score a lot of goals, and we play full season to. Essendo un calciatore molto giovane, penso di aver bisogno di molto tempo e soprattutto di grandi possibilità di giocare con continuità. Semplicemente l'anno scorso è cambiato anche l'allenatore, è cambiato lo spirito di squadra, la fase offensiva è migliorata e soprattutto mi hanno dato le possibilità. E grazie a queste sono riuscito a dare il meglio di me, riuscendo a segnare tanti gol. Gabriele De Giorgi, Lecce Prima. Benvenuto, il tuo esordio è stato perfetto, sei stato chiamato da mister D'Aversa, sei entrato, hai fatto gol. Che emozioni hai provato? È difficile pensare a un esordio migliore di questo. Ok, I have one group to WhatsApp and this my 4-5 friends and speak, you score, okay, I come to Saturday morning and I train and go direct to Fiorentina and okay, full day I have feeling to my stomach. Un gruppo WhatsApp che il giorno prima, un gruppo WhatsApp di amici che mi diceva domani fai gol, mi sentivo, pensavo che fosse impossibile, sono tornato in Italia solo venerdì sera, sabato ho fatto il primo allenamento con la squadra, avevo una sensazione strana, mi sentivo strano, poi il mister D'Aversa mi ha detto di rientrare in campo ed è stato fantastico segnare, è indescrivibile. Ludovico Malorgio, Corriere dello Sport. Buongiorno, benvenuto Nicola. Si è allenato per una settimana prima di venire a Lecce seguendo il programma di allenamento del Lecce, come si è trovato? Si è adeguato con facilità? Yes, I back Saturday to Slovakia. Okay, Sunday is free and every day Monday I train alone and after. Sono venuto in Italia venerdì e sono ripartito il sabato, quindi mi sono allenato una settimana da solo. Il mister mi ha inviato appunto il programma di allenamento e mi sono allenato dalle 2 alle 3 ore per essere pronto appunto come è stato, e ho fatto poi un solo allenamento con la squadra, ma penso che alla fine sia andato tutto bene. E un'altra domanda, se ha parlato con Vucinic, cosa le ha detto della città, della squadra e dei tifosi? We speak and directly is first who send me message after first goal is Mirko Vucinic and speak, okay. Sì, ho parlato con Vucinic, è stato il primo che mi ha scritto dopo aver segnato il primo gol. Ho parlato con lui anche prima di venire, subito dopo col direttore. Mi hanno convinto tutti a venire e sono felice della scelta. Posso raccontare un aneddoto di Mirko? Non ho raccontato neanche a lui. Allora, dopo che avevo raggiunto ormai le condizioni per prenderlo, ho chiamato Mirko, ho detto Mirko,
mi dai un giudizio su Nicola? E lui mi ha detto, direttore è forte, mi ha detto, avevo già chiuso tutta la trattativa, quindi direttore è forte, no? lo prenda. Ho detto Mirko che è forte, lo so pure io, perché se no non ti chiedevo, però il problema è che devo spendere tanti soldi per lui. Ha detto direttore quanto devi spendere? Ho detto dai 10 ai 12 milioni di euro. Ha detto lo prenda lo stesso, no, non l'ho pagato questa cifra che l'abbiamo pagato 3 milioni e 8 mi sembra che giù per lì, quindi devo dire che è stata un'operazione che pur dovendolo pagare sempre dopo che lui mi ha detto spendili lo stesso. Alessio Amato, Calcio Lecce. Ciao Nicola. Hai detto tu stesso che hai avuto poche occasioni di lavorare con la squadra, ciò nonostante sei entrato a Firenze, hai fatto un gol che sembrava insomma tutto organizzato alla perfezione, in realtà appunto sappiamo che per ragioni di tempo non poteva essere così. Quanto c'è dell'istinto dell'attaccante quindi in quel gol e quanto appunto questo istinto che ogni vero numero 9 deve avere per te è importante, quanto lo senti tu, ho visto che per una squadra come il Lecce, con degli esterni che lavorano molto e mettono tante palle in mezzo, appunto un fattore fondamentale. Before the warm up to hotel, I have 1 hour meeting and I watch every solution, my wingers, my midfielder, and I saw where is the space. Okay. Prima della partita abbiamo fatto un'ora di riunione dove appunto ho visto come giocava il Lecce, come si muovevano gli esterni offensivi. Poi durante la partita appunto ho visto che stando troppo in aria era troppo chiusa per me appunto le linee di passaggio e sono arretrato di 2-3 metri e sono riuscito a far gol. Il direttore ti ha mostrato tanto di Lecce, del Salento. Cosa vuol dire per te giocare per Lecce e giocare in un campionato come la Serie A? It's my number one league. I want to play to Serie A and okay, we have a lot of meetings with the director and I speak I want. Campionato italiano per me il migliore. Tutte le volte che parlavo col direttore mi ha sempre entusiasmato appunto venire qui a Lecce. E dopo l'ultima telefonata ho detto subito al mio agente, al club, no, voglio andare a Lecce, è l'unica squadra per me. Quindi sono molto felice e spero di far bene. Roberto Schipa, Totem Nord Salento. Nella testa di un attaccante c'è soprattutto il gol che è arrivato subito. Volevo sapere se l'aveva immaginato il suo primo gol e se l'aveva immaginato in questo modo. It's amazing, really, for me. And okay, I am striker. I am very happy always for goal, for assist. Normally is for team. It's team number one, and after goals or assist, feeling is. Okay, I am back to work today. Okay, I'm very happy last 2 days, really, and my family also. It is amazing, and it is number one. Sì, per un attaccante è molto importante segnare. Cosa posso dire? È stato fantastico questi due giorni con la mia famiglia. Sono felicissimo e mi ha dato una motivazione ancora di più per far bene. No, non avevo sognato né immaginato di segnare il primo gol con il Lecce, è andata bene così. Andiamo con le ultime tre domande. Vincenzo Casilli, Salento News 24. Salento News. Sì, buongiorno. Allora, Lecce è una piazza molto importante. Volevo chiederle se ha avvertito tutto questo calore da parte dei tifosi giallorossi sin da subito e se è contento appunto di questo calore da parte della tifoseria giallorossa. Yesterday I go to market and just for normal for home. Sì, ho già avvertito il calore del pubblico, dei tifosi,
Ieri sono andato a fare la spesa e 4-5 persone si sono avvicinate già per fare le foto, per ringraziarmi del gol. Non parlo ancora bene l'italiano, però ho ringraziato anche io appunto per il calore che mi hanno mostrato. Però è bello essere qui nella famiglia di Lecce perché già ho capito cosa significa. Pasquale Marzotta, Gazzetta dello Sport e Mondo Radio. Buongiorno Nicola, benvenuto e in bocca al lupo. La prima parola in italiano che ti ha colpito e che hai pronunciato, qual è stata? Destra, dritta, sinistra e gol. Ok, per chiudere il cerchio, Fiorentina-Lecce, segni il gol del 2-2 proprio con le squadre di Vucinic e Jovetic pescati dal direttore Corvino. Hai avuto occasione di sentirti con i due per quanto riguarda il modo di operare di Corvino? No, ho avuto modo di parlare. L'ultimo intervento, Carmen Tommasi, Terrama. Buongiorno, forse è ancora troppo presto per dirlo, ma io volevo sapere cosa ne pensa dei suoi compagni di reparto, tra cui Strefezza, Banda, eccetera, eccetera. Ok, I speak too much to my players. Is amazing people. I really, for 2 days for me is a good person. Is a good guy and first day to come to Lecce. No, sono stati tutti fantastici. Mi hanno accolto veramente in una maniera eccezionale. E i primi 2 giorni tutti sono venuti appunto a conoscermi. L'atmosfera nello spogliatoio è fantastica, sia chi gioca chi non gioca, è un bel gruppo. No problem. Prima parlavamo dei tifosi, io volevo sapere se se la sente di fare una promessa sia ai tifosi ma anche al direttore Corvino. No, I speak for no, preferisco non dire nulla e dimostrarlo sul campo.